L'idrogeno in barca un sogno? Sicuramente ci vuole ancora tanto tempo prima che possa diventare realtà, ma la Coppa America ha dato sicuramente un grande impulso da questo punto di vista. Come sapete, il protocollo dell'ultima Coppa America vinta dal neozelandese è imposto come una o addirittura chase boat per ogni team, quindi le barche appoggio, un'imbarcazione con i foils e con propulsione a idrogeno. Oggi siamo alla Spezia, cantiere San Lorenzo, Blue Game, BGH, la barca che potete vedere nelle immagini. Per chi ha realizzato questa barca, Blue Game, per American Magic, il team americano che spera di poter riportare a casa la Coppa. A capo di tutto il progetto c'è Luca Santella, che oltre che essere un grande velista, è anche il direttore di sviluppo di prodotto all'interno di Blue Game. Quello che è importante sottolineare è che il protocollo della Coppa America ha dato subito dei paletti progettuali da rispettare. La barca dovrà quindi essere lunga 10 metri, avere 180 miglia di autonomia, poter portare 6 persone a bordo, navigare a 50 nodi di velocità massima per stare appunto dietro ai velocissimi 75 C75 di Coppa America e almeno 25 nodi di velocità di crociera. E ovviamente, come dicevo prima, devono essere alimentate a idrogeno e navigare sui foils. E adesso, proprio da Luca Santella, ci facciamo spiegare come è fatto la plancia, la timoneria del BGH e come si pilota il BGH. Partiamo dal timone, che è un po' high tech perché l'angolo è veramente poco rispetto, diciamo, al timone tradizionale. Ci sono tanti comandi, ma il più importante è questo, è il fatto di mettere l'autopilota, il software, il sistema che permette di volare. Noi gestiamo solo la parte di potenza, quindi la velocità, il decollo, il volo della barca è gestito dal software di volo. Un'altra cosa che decidiamo è questo, è quanto vogliamo volare alto, 50, 60, 70 centimetri. Il resto è tutto nelle mani dei nostri bravissimi tecnici che hanno messo insieme questo cervello che elabora dati velocissimamente e permette alla barca di volare rispetto alle onde in sicurezza. L'altezza la decidete in base a? Se vuoi fare velocità massima devi volare alto per avere meno drag, oppure in condizioni, diciamo, normali di velocità, anche rispetto al moto ondoso, decidi un po' se vuoi volare un po' più in sicurezza oppure più alto. Quante funzioni hai sull'autopilota? Due, l'autopilota normale o displacement, cioè la barca non vola. Se c'è condizioni brutte e te vuoi andare comunque a una certa velocità ma non vuoi che il timone e i flap lavorino per farti decollare, ti metti in displacement. Autopilota, per essere chiari, perché regola l'assetto, non perché regola la rotta? No, assolutamente. Okay, per essere chiaro. Okay. Software di volo, possiamo chiamarlo. Chiamiamo autopilota tra di noi. Qui sono tutte le informazioni invece che vengono dalla potenza. Quindi le batterie più potenti a diciamo alto voltaggio, quelle a 24 volt, la fuel cell si sta ricaricando o no. Questo l'abbiamo semplificato al massimo in modo che abbiamo la velocità, giri motore, i kilowatt in gioco e il target di volo e il target di angolo, che però devo dire io muovo quasi mai. I due paddle dietro? Questo è per regolare più o meno l'altezza di volo. Senti, okay. Pam, pam. Ok. E questo è per regolare l'angolo, il pitch. Che ti dicevo lo uso poco e niente. Ok. Quindi... E lo stiff è quanto la barca reagisce alle onde, se vuoi una barca più morbida oppure più attiva. Ah, quindi non è lo stiff sul timone, ma proprio del sistema nell'insieme. E poi c'è un tasto che ferma tutto le operazioni, quindi la barca si ferma. E... Come funziona il BGH? Come è strutturato il suo powertrain? Allora, iniziamo dal combustibile. Prima di tutto c'è l'idrogeno, 33 kg stoccati a poppa, li vedete? Quelli che vedete, quei triangolini, non sono dei buchi scavati nel carbonio per alleggerire la barca, ma servono soprattutto per far respirare le bombole. L'idrogeno è un atomo piccolissimo, sostanzialmente non esistono bombole che possano trattenere al 100% l'idrogeno, quindi devono essere collocate in posti aperti. Le due fuel cell da 80 kW ciascuno, che cosa fanno? Tramite un processo elettrochimico trasformano l'idrogeno in energia elettrica.
Dopo le fuel cell ci sono quindi i motori elettrici, per l'esattezza due motori da 200 kW, e poi il powertrain comprende anche due batterie agli ioni di litio da 63 kW ciascuno, e poi tutta la potenza viene portata al piedi, ai due foils, alle eliche, che sono i propulsori, sono coloro che danno la spinta in acqua alla barca. In questo sistema le fuel cell danno sia potenza, funzionano come generatori per ricaricare le batterie, sia danno spinta alla barca. Tutto questo sistema viene gestito da un complicato PMS, Power Management System, che sostanzialmente fa sì che la barca possa lavorare al meglio. E soprattutto va specificato che la barca potrebbe navigare anche solo con le batterie, ma i due sistemi, fuel cell e batterie, lavorano insieme, e soprattutto il PMS le gestisce insieme. In questo modo le fuel cell funzionano proprio come un vero e proprio generatore che ricarica le batterie, ma allo stesso tempo danno loro stesse energia alla barca. Nei momenti in cui c'è bisogno di raggiungere le massime velocità, possono lavorare insieme, fuel cell e batterie. Quanto costa questa barca? Ovviamente non possiamo saperlo, non si sa esattamente quanto costa, anche perché coinvolge non solamente l'oggetto barca, ma coinvolge anche il mondo del marketing e della ricerca. Posso solamente dirvi che nell'idea originale dei Kiwi, che era quella di vendere loro le barche a tutti i team, loro le vendevano a 1.650.000 euro ciascuna, cosa che poi non è andata in porto, che team si è organizzato da solo, qualcuno poi l'ha comprato da loro. Il valore di tutto questo lavoro, come ci ha spiegato Luca Santella, è anche ovviamente di ricerca. Non a caso Blue Game lancerà l'anno prossimo un nuovo catamarano che sarà la prima di una serie, il BGS, un 45 piedi, che volerà sui foils.